Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in un altro video qui da Salone Auto Torino. In questo scopriremo insieme un'altra novità del gruppo DR Automobile. Questo caso riguarda il brand Evo e nello specifico la nuova Evo 8. Andiamo a scoprirla insieme. Per la gamma Evo rappresenta una nuova finestra sul mercato italiano, infatti un'estetica praticamente inedita per il marchio con questo muso, se vogliamo, AX, una calandra nero lucido con grande tridimensionalità e appunto le estremità di questa X sui lati con l'illuminazione diurna del comparto LED. Come le altre auto del gruppo DR, anche questa avrà ancora in fase prototipale attualmente, ma avrà una grande dotazione tecnologica. Lo notiamo soprattutto dalla presenza della telecamera anteriore di parcheggio subito sotto il logo Evo a punta di freccia, ma anche su questo paraurti bicolore anche la presenza dei sensori di parcheggio anteriori. Lateralmente spiccano invece questi cerchi Lega da 20 pollici con questo bel design pieno aerodinamico, con finitura diamantata e la vista totale laterale. Vi parlo un po' delle sue dimensioni importanti: 4,71 m di lunghezza, 1,95 m di larghezza e 1,70 m di altezza. Questa variante, esattamente come la sua, se vogliamo, gemella con un vestito diverso, cioè DR 7.0, anch'essa 7 posti, ma in questo caso troviamo un'estetica molto più accigliata, molto più aggressiva. Guardate anche qui questa fenditura aerodinamica, questo gruppo ottico che finisce un po' come l'estremità di una X, questa fascia che unisce visivamente tutto il posteriore, e un posteriore che nella sua vista completa riporta anche un terminale di scarico che le dona larghezza ed imponenza, oltre che aggressività. Guardate un po' i quattro terminali cromati in basso. In alto invece è molto interessante il design scavato e perfettamente aerodinamico di questo spoiler che presenta anche il terzo stop nell'estremità centrale. Ma parliamo un po' di quelle che sono le sue caratteristiche tecniche, la meccanica. Abbiamo un motore 1600 TGD 4 cilindri da 185 cavalli con una coppia massima di 275 Nm. Ovviamente un motore turbo benzina. I consumi dichiarati sono di circa 8 litri su 100 km nel ciclo combinato, una velocità di punta di 200 orari, con un peso in ordine di marcia di 1640 kg. Cambio automatico doppia frizione DCT, trazione anteriore e una dotazione veramente completissima dal punto di vista di tecnologia. Abbiamo praticamente tutto, quindi strumentazione che vi farò vedere a breve all'interno, le maniglie porta che sono a scomparsa, quindi perfettamente integrate aerodinamiche. A livello tecnico troviamo freni anteriori con dischi ventilati, sospensioni anteriori MacPherson indipendenti e Multilink quelle posteriori. Ma ecco che tanta gente è interessata a questo modello, ma attualmente l'auto è libera e quindi voglio farvela scoprire all'interno, visto che abbiamo la fortuna, almeno in questo caso, di aprirla. Ebbene, un interno molto sofisticato, molto elegante. Come vi dicevo, una grande dotazione tecnologica con i sedili, per esempio, a regolazione elettrica, con il tetto panoramico apribile, sedili in similpelle con impunture e forature. Mi piace molto il look del tunnel centrale, molto moderno, molto, se vogliamo, a scaglie, con questi pulsanti relativi alla telecamera 360, ma anche all'apertura elettrodotta del baule, all'hill descent control. Abbiamo un tunnel centrale che si apre e cela un ampio portaoggetti e la leva ben razionale del cambio automatico DCT doppia frizione. Attualmente queste auto ovviamente sono spente, non abbiamo le chiavi perché c'è ressa semplicemente intorno a loro. Ma vi dico che l'auto è dotata di una strumentazione per l'infotainment da 12,3 pollici in questo grandissimo tablet con pulsanti touch relativi per esempio al clima e una plancia con finitura gessata molto interessante. Il pannello porta è rifinito con cuciture romboidali. Voglio farvi vedere anche il posteriore. In questo caso abbiamo accesso ai 7 posti. Li possiamo visionare, chi siede dietro ha a disposizione portabicchieri dedicati nella terza fila, la seconda fila anche bocchette e prese USB di ricarica, con un baule dalla capacità massima di 800 litri, quella minima con 7 posti è di 200 litri. Quindi io vi direi chiudiamola. Voglio chiedervi quelle che sono le vostre impressioni riguardo questa
nuova EVO 8 che sicuramente rappresenterà un modello interessante in quanto abbiamo anche a disposizione il prezzo, ve lo faccio leggere così non posso mentirvi, 32.900 euro per la dotazione di quest'auto sicuramente sembra decisamente competitivo, vi chiedo quindi di farci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se vi piace, se il video vi è piaciuto lasciateci un like, restate aggiornati con i nostri contenuti qui dal Salone Auto Torino 2024 e se vi va seguiteci su Instagram, su TikTok e sul nostro sito web, il nostro nome è uguale dappertutto ed è WeDrive.tv.